l'aereo è anche bellissimo. Potrei fare. Potrei fare quest'altro. Qual è quella dei Beatles che c'è l'aereo? Back in the USSR. Canzoni dei Beatles che c'è l'aereo all'inizio. Non aver mai detto ti amo in dialetto. È complicato perché in realtà oggi lo sento molto mio, il dialetto, beh, l'ho sempre sentito molto mio, però ho sempre parlato in dialetto in casa, con gli amici, no? L'italiano per me, ma credo potrei dire per tutti i triestini della mia generazione e delle generazioni precedenti, il dialetto è la lingua, no? Poi l'italiano è come la lingua che devi parlare perché sei in Italia alla fine, no? Diciamo politicamente sei in Italia per cui devi parlare, però a Trieste tu vai alla posta o all'ospedale e ti parlano in dialetto, e se gli rispondi in italiano continuano a parlarti in dialetto, è proprio una roba, sì, disarmante, se mi sono perso. L'album si chiama Formigole ed è uscito in realtà già in maggio del 2011, clandestinamente, e viene, diciamo, esce a livello nazionale adesso l'aprile 2013, siamo adesso. Diciamo che la gestazione del disco è abbastanza lunga, credo che ho cominciato a pensare di poter scrivere in dialetto nel 2009, diciamo, no? E da lì quindi ho cominciato a sviluppare questi testi, poi in realtà la musica è una roba che credo spesso e volentieri andasse e va ancora in maniera separata, no? Viaggia su un'altra strada rispetto ai testi, no? Alle volte si incontrano, alle volte no. Per cui qualche volta è entrata della musica che avevo scritto prima con questi nuovi testi, insomma, fino a che nel 2010 credo ho cominciato a mettere in piedi lo studio così di registrazione, ho cominciato a registrare le prime basi, le prime tracce, insomma fino al 2011 che è uscito il disco. Spot is it.
si sconde. Avemo braghe curte e spini le sponze, gli spini le sponze. Direi che ho avuto la fortuna di viaggiare tanto. Ho viaggiato tanto, poi sono stato 3 anni in America Latina, in Cile in particolar modo, sì. E penso si senta nel quel che riguarda la musica, no? Penso ci sono dei ritmi più che altro, no? Dei modi di suonare la chitarra di cui mi sono indebitamente appropriato dopo il periodo che ho passato lì, questo sicuro. E credo anche che tanta letteratura di cui mi sono nutrito quando ero lì è entrata in qualche modo sì, mi ha influenzato nel mio modo di scrivere i testi, ecco. Se vuoi c'è anche un'affinità forse tra il dialetto e lo spagnolo, no? Tra il nostro dialetto e lo spagnolo. C'è sicuramente un'affinità. Tanto che esci al tuo paese, insomma, sei subito una roba diversa, per cui sei la curiosità, no? Susciti più curiosità. E questo che dici tu del cantare in Italia in dialetto, magari sei visto così come un tipo strano, ci sta, ma penso perché abbiamo anche a livello nazionale grossa crisi, come diceva qualcuno, c'è grossa crisi. I miei testi, se vuoi, ho scoperto, ho imparato a scoprirli proprio facendo le interviste o parlando con gli altri, quando mi chiedevano ma cosa volevi dire? E io dico non so cosa volevo dire, sono nati così, no? Nel senso, sono delle creazioni, diciamo, istintive nel momento dell'atto creativo, è una roba abbastanza così, anche qua che non va per la strada della ragione, no? Segue altri canali. Per cui dire adesso lucidamente, ah sì, questa canzone parla di ta ta ta, non te lo so dire, no? Però già dicendoti qual è il titolo, facendoti la traduzione più o meno, si capisce l'argomento. È come secondo me un po' come spiegare le barzellette, no? Una volta che le spieghi non fanno più ridere. Ma anche le canzoni, secondo me, se le spieghi non fanno più ridere. E llega a portar via quel poco del charo d'inverno. Quell'ultimo tocco del pan che avevo in del forno. Un fuoco di foglie, un star zitti a guardarsi una notte di giù. Un fuoco di foglie, un star zitti a guardarsi una notte di giù. L'aereo, perfetto.